Bentornati su FIFA 21, le avventure della nostra regina. Allora, con gli ultimi episodi abbiamo collezionato la media dei 5 pareggi consecutivi, 4 per 1-1 e 1 per 2-2. Quindi vediamo un po' di far cambiare le cose. Nell'ultimo episodio abbiamo anche acquistato un nuovo esterno destro del castillo, eccolo qui. Andremo a vedere anche meglio il suo allenamento. Allora, crescita. Guardi, qui c'è poco da far crescere perché sono tutti arrivati o sono tutti oltre una certa età. Però Herrero si sta allenando a regista. Allora, Maurice, piano di crescita. Vediamo che sei fa. Io te l'ho fatta crescere come più che alla invertita, come alla larga. Tu che ci difendi ci interessa poco. Ci interessa più finalizzazione, controllo palla, dribbling, alla invertita. Poi, del castillo, allora, guarda che c'è un grande margine del castillo, eh? E vado dall'ala invertita pure a lui, eh? E poi abbiamo il nostro talismano, detto Pelé 2.0. Ci interessa che migliori. Tiri al volo, rigori, reattività, controllo palle e dribbling, attaccante completo. No, non ci serve pure che inizi a correre un po' di più. Ma qui inizi a correre. Ammazza 12 settimane. Minchia. Non c'è nemmeno che con la finalizzazione. Fai l'attaccante rapace, va. Ok, ci serve anche un centrocampista. No, andiamo a vedere pure se c'è qualche resoconto. Mi sembra sia arrivato, ma non mi ricordo se è sui centrocampisti. No, sempre su altra gente. No, ci devono ancora rispondere su tutto. Allora, io voglio anche andare a vedere un attimo i difensori. Quanti anni c'hanno? Allora, Felipe c'ha 31, un'altra stagione la può fare. Mentre Schettino, detto Pluto, ce n'ha 28. Ok, va bene. Direi che possiamo proseguire. Ammazzo, tutti i resoconti insieme sono arrivati. Ciao a te, giocatore, che c'è? Ci penserò, Wish. La Sareda, tu sei il secondo portiere, ci penserò pure per te, poi vediamo. Torniamo qua. Ok, sono arrivati i resoconti degli osservatori. Andiamo a dare un'occhiata se c'è qualcuno che merita. Intanto la nostra reputazione è salita a 87, ragazzi, il che non è per niente male. Allora, sono arrivati solo i difensori. Io speravo dei centrocampisti, non è arrivato niente sui centrocampisti. Allora, contro il Cittadella confermiamo sta formazione. Allora, a sto punto, però, visto che Wilshere voleva giocare, lo porto un panchina al posto di Iniestra, così lo faccio giocare dopo. Quando stai, Wilshere?
Portaci al saracinesche, famo gioca, guarda, va. Forte Sareda. Così pare. 81 nel tuffo, 79 però c'ha più presa. Vabbè, dai. Sareda, dava una possibilità. Ok. E speriamo che Careggiana appunto lo portiamo a casa. È un po' questa, pure loro hanno il secondo completo, quello bianco, quindi ok. Poi giochiamo col primo, loro il primo lo fanno mettere, che è molto simile al nostro, e giocano col secondo. È bella, vi secondo i completi non vede più quel cacchio di completino rosa. Manca poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Non cambiate canale, seguite Regina Mitchell, Stefano Reggiana Nava e non ve ne pentirete. Giornata di campionato che sta per avere contro il inizio. vertice Sfida che mette proprio. di fronte due protagonisti del calcio mondiale. Match di No, campionato due che speriamo protagoniste del calcio possa mondiale. regalarci Ma no, sì, infatti emozioni questa e sta andando gol. in tutto il mondo, Molto guarda. dipenderà anche dall'atteggiamento con cui Di sceglieranno in Leonardo. campo le due Un giorno squadre. saremo dei protagonisti del calcio mondiale. Ma non adesso, il capitano. Esca subito Pelé 2.0. Che Interessante apre di rinnovo l'intervento arrivato qui. del Castillo. Per Castillo Attacco che mette in fallisce. mezzo e niente da fare, vabbè. Guarda pure qualche altra giovane Entra in modo promessa. perfetto. Bravissimo Pluto. Guarda The Kid. Squadra ospite che sta per effettuare un cambio. Gli avversari hanno preso le misure ed è necessario correre ai ripari. E sei tipo È costretto ad sfondato, loro, alzare bandiera Pluto. bianca, l'infortunio non gli permette di proseguire. Speriamo non debba stare fuori a lungo. Gli facciamo i migliori auguri per un pronto recupero. Madonna Pluto, che gli hai fatto? Gli hai sfondato tutto, gli hai spaccato. Si è fatto quel tocchetto d'esperienza, però proprio all'interno, boom! Mi ha tipo spezzato la caviglia a mille pezzi. Bravissimi, Herrero. Felipe Grande Kid. può Claudio Maurizio. cercare il cross. Occhio al E tiro ci che può pensa sbagliare. Sildero! Pronti via, ed è Ci già arrivato pensa al primo gol del match. Sildero! Grande partenza. Sempre Hanno scelto di puntuale, sempre attaccare sin presente dall'inizio Sildero. per Grande provare a Sildero, sorprendere bravissimo la formazione Sildero. avversaria. Un approccio che sembra aver José Maria funzionato. Sildero. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Bravissimo! Andare in porta qui. Vattene, vattene, vattene! Vattene! Lentinelli, E se n'è pallone che andato il finisce in nostro rete. Pelé Stato assolutamente 2.0, se n'è brutale questo gol, frutto andato! dell'ottimo pressing. Guarda, l'avevo motorino scatenato! Questo è il replay del gol, una ripartenza perfetta. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato la perfezione ragazzino, può diventare la chance che qualcuno, gli è secondo capitata, me. bravo. Di qua si vende pure il fenomeno. Claudio Maurizio. Apre profondo per il compagno. Sildero, in mezzo. Occhio alla E conclusione. arriva lui! Attenzione, Pelé rete. 2.0! Mamma mia, tutti con questo balletto del qua, qua, qua. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Un gol facile, facile, ma Dai, Pizzo bisognava Wilshere! essere al posto giusto al momento giusto. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Può ricevere la posizione interessante. Mamma mia, cara The Kid, grandissimo! C'è spazio davanti. Palla in E c'è rete. il rete del fenomeno, Piccolo fuori Amador ha gioco! alzato la bandierina per segnalare la posizione di offside. Rete annullata tra le proteste. Ecco il replay del fuorigioco. Che dici, Stefano? Questione di centimetri, Pier. Bravo comunque l'assistente, anche un pizzico fortunato, non era una chiamata facile. E siamo entrati dunque negli ultimi 2 minuti. Protegge Non riusciamo mai ad arrivare il primi sulla pallone con il palla, eh. corpo. Bravissimo Ci saranno da Fabregas. recuperare 2 minuti. Nel Si Castillo. avvicina all'area. L'anticipo del portiere è decisivo.
Arriva il E tempo di torniamo alla vista, si vittoria, impone la squadra di grandissimi casa. ragazzi, Oh, successo grandissimi. strameritato, rotondo, mai in discussione. Hanno preso in mano il pallino dal primo minuto e non l'hanno più mollato. Ragazzi, direi che è andata alla grande. Wilshere, prestazione autorevole, ottimo lavoro, ma tanto tornare saracinesca non importa. Wilshere, tu torni ai ragni perché al posto tuo ci torna Iniestra. Vedete che ci devono di, che ci dovete da di. Conan, Firpo. Conan, Firpo, sono tutti e due terzini ancora. E la farete a darmi reso conto di centrocampisti per la fine del mercato? Ah, alleluia, ce l'abbiamo fatta. Porta di trasferimento per Di Leonardo. Mi dispiace, ma Di Leonardo non si tocca. Allora, andiamo all'hub, vediamo un po' la situation. Ma mi dici che cazzo ti hai reso conto mai dato se i centrocampisti in ci stanno? Frattesi? Cucumani qui. Ciao. Mamma mia, che schifo. Questi sapevo già tutti, ma questi qui, Paolini ancora. 25 anni, c'ho 72, ma no, c'ho Mosildero. Niente, aspettiamo ancora un po', tanto mancano 2 giorni alla fine del mercato, ma vediamo che succederà. Fine mercato, decidiamo un attimo. Offrono 11 milioni per l'una. Un terzino destro di riserva, posto dell'una. Minchia, c'ho Paredes! Vabbè. Ottimo. Sono tutti DS e nessun TD. Offerta con Monaco, vediamo un attimino che se lo fa. Secondo a me servirebbe un panchinaro. Pilar, quando c'è Leo lì, io voglio provare a prendere lui, allora va.
Grazie al cartellino, non ti chiedo ovviamente 11, sono 9 e 5, ti chiedo 2, dai. Dici? Io ci riprovo. Sto facciamo uno scambiavari, tu non mi dai soldi, ma io ma mi dai Aguilar. Va benissimo così, guarda, viviamo pure tenendo una squadra, poi perché c'è Paredes che non riusciamo più a levarselo dalle scatole. Ci abbiamo la partita contro il Lecce. Vabbè, Herrera del Castillo non stanno proprio in formissima. Del Castillo fanno giocare a coso, Robben. Niente, andiamo avanti così. Herrero continua a giocare. O lo facciamo entrare? Lo facciamo entrare nel secondo tempo. Partiamo con Fabregas. Sfida ad alta quota tra la prima e la seconda, è un'occasione da sfruttare per Questa entrambe, non anche se è possiamo perdere, ancora dobbiamo vincere presto per forza. poter fare troppi calcoli. Potete seguire tutte le emozioni del match in diretta qui su EA TV. EA TV, mo si chiama. Vabbè. Si accendono i rifflettori su questa Ok, ragazzi, sfida. andiamoci L'Italia sotto calcio ancora perché una volta protagonista qui questa la su dobbiamo EA vincere a tutti i Sports. costi. Con me Ce c'è la possiamo Stefano Rava permettere pronto per il commento tecnico. Il campionato è il grande protagonista da quest'oggi. perdere. Sfida che offre diversi motivi di interesse. 3 punti in palio per questa sfida che promette di non annoiarci. Entrambi gli allenatori si affidano alla loro formazione migliore per andare a caccia della vittoria. Sarebbe morale, fiducia a tutto il gruppo. Noi dobbiamo vincere per forza se vogliamo rimanere lassù. Taxidis, bravo a difendersi dal pressing. Occhio alle sovrapposizioni. Stepinski. Il tocco dentro. Fari sta palla, Fari! Fari sto Attenzione pallone, perché è oh, vengo. pericoloso. Fare il gioco, Comodamente per Sara recupera il Cinesca, con pallone. calma. Con calma, Sara Cinesca. Ok, Pluto. C'è grande attesa per la sua prova, Mazza, una potrebbe essere tra i silurata tirata, candidati Pluto. al premio di migliore in campo quest'oggi. È stato protagonista di un'ottima prestazione nell'ultima gara, conclusa con una doppietta. Sarà dura marcarlo oggi. Palla Se riuscissimo a dargli palla larga. sarà dura, sì, ma non ci riuscimo. Bravo qui Bravissimo, nell'interrompere Karate Kid. tutto. Peccato che tanto la palla va sempre a Riconquista loro. il pallone con un buon Fabregas. tackle. Vai, Fabregas. Buona l'idea qui. Claudio Maurizio. Tocco intelligente. Grande intervento del portiere. Sildero. Palla Però fuori. mi sa che c'è qualcosa che non va. Ecco qua. Rimani in avanti, che se no diventa un Sarà problemino. corner. Non gira Robben. sto pallone, forza, devo trovare Scambiano uno bene il spazio per pallone. tirare. Colpito il pallone dal difensore. L'equilibrio delle formazioni è compromesso via. Bravissimo Assisteremo Dano. più a lanci lunghi che a Il giocate palla a capitano terra, viste Iniesta. le condizioni del L'ha campo. visto. Sildero. Può andare in porta. E c'è il gol di Pelé Nuovi cambi del 2.0. Lecce. Da vedere se proveranno a Mamma mia, questa spingere, portando esultanza da l'attacco, se magari coso. si affideranno a E difesa e al Codè. contropiede per sfruttare eventuali spazi. Si è fatto trovare subito pronto, grande Ed ecco Magno. dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Claudio Maurizio. Cesc Fabregas. Fabregas. Si può andare adesso. Fumo di gol nell'aria. Non più il numero per loro, ma Se sì ne abbastanza va. rassicurante. Ma che ovviamente lascia ancora qualche spiraglio per la rimonta. Hanno un discreto vantaggio da gestire. Questo gli permette di non affrettare i tempi e lasciare che siano gli altri a fare la prima Grandissimo, se n'è mossa. andato.
Questo è il replay del gol. Dai, che sta a morire Iniesta. Perfetta. Ne è venuto fuori una conclusione sul primo palo. Che vabbè, un attimo. Forse non se l'aspettava. Punteggio che è cambiato. Ora conducono per 2-0. L'hai visto? Vediamo cosa inventa ora. La mette nel mezzo. Ed è tripletta. Ed è tripletta per il ragazzo prodigio qui. Ta-da! Sta facendo letteralmente ammattire la difesa. Grandissimo. Avevo trovato un altro attaccante devastantissimo. La giocata con cui si è liberato del difensore. Ripartenza micidiale. L'attaccante si è presentato solo davanti al portiere. E non ha sbagliato. Palla in area di rigore. Palla che torna alla difesa. Bravissimo Robben. Possono ripartire in contropiede. Claudio Maurizio! Un'ottima azione di rimessa. Da mostrare ai ragazzini delle scuole calcio, Pier. E bravo Claudio Maurizio. Azione del gol che merita di essere rivista. Contropiede micidiale, direi. A quattro pappini a Lecce, ragazzi. Siamo tornati a vincere alla grandissima. Dopo la vittoria della prima partita dell'episodio. Grandissima partita qui contro il Lecce. Per smarcarsi. Ci saranno 2 minuti di recupero. Sbaglia completamente il tiro. E c'è da dire che è difficile tirare quando piove così tanto. Buttala lontano. Basta così. E andiamo con tripletta di Magno. 3 punti ottenuti con una prova di grandissima sostanza. Dai, come sta a prendere il pallone. Non hanno sbagliato praticamente nulla e quando giocano così, diventano davvero difficili da fermare. Ok, siamo agli ultimi momenti del mercato, ragazzi. Siamo sempre in attesa di qualche cacchio di risposta su... Niente, non arriva niente. Uno era un'offerta che è? La poi ci ha fatto sapere c'è un'offerta a Kutaie per sembrare per l'una. Fammi un po' vedere chi è sto coso che ci offre. Vedi il giocatore da scambiare. Che c'è da fare? CDC? No, andiamo a trattare, guarda. Andiamo a trattare. Io voglio un terzino destro, che c'è un centrocampista come dico io. E non di certo un... Roy. Lo vediamo come centrocampista che poi offri. Ok, come centrocampisti non mi puoi offrire nessuno. Ma in fondo serve un sostituto. Ferguson c'ha 20 anni. Fammi una cosa, 2.750.000 e me dai Ferguson. Ok, perfetto. Siamo risparmiati da andare a comprare. E dove trovo il giocatore? Ferguson, tu c'hai 20 anni, puoi fare turnover perché di certo nel Crystal Palace non giocavi titolare. Contratto almeno di 4 anni, c'ho 20 anni. Niente clausola. Modesto stipendio, quanto prenderai? Giocavi nel coso. Siamo 10,70. Vabbè, poi 90,15, va bene, va benissimo. A posto, 90,15, ok.
Proseguiamo un altro letto o due, sicché dovesse dire qualche resoconto. Manco mezzo resoconto. Ok, l'uno è venduto, ma manco mezzo resoconto su un centrocampista. Io un centrocampista lo devo comprare, ma andrò a culo, che devo fare? Ma sono usciti, solo che non mi hai avvisato, sono usciti i valori. No, non ci ho fatto caso io. Allora, in assoluto, vediamo un attimino. Beh, questi sono tutti fuori. Chamberlain 27 milioni, 79, 20 milioni, non sarebbe male. Allora, Chamberlain 87, Pogba quanto costa? 87. Benasser, 24. Fofana, 25 anni, 10 e mezzo. Paredes ne costa 23. Me piacerebbe prendere un Gerra. Di 7 e mezzo. Ecco, con Rojar potremmo fare una gran bella squadra. Battesi quanto costa? 4 e 2, vediamo un attimino. Andiamo a provare a prendere Rojar. Valentino Rojar. Cambio giocatori. Centrocampisti. Setting. Diciannove milioni, che dici? Ne vanno 44. E non vanno giocatori in scambio. Io 44 non ce l'ho. Ne posso offrire 20. Oh, e vabbè, e allora sbrocca. Allora, niente, questo sono andato a fa fotte. Allora, dovremmo comprare dei centrocampisti. Questo costa pessimo 9 milioni. Paredes ne costa 23. Allora, prendiamo. Pessimo, magari con uno scambio, così riusciamo a pioppare qualcuno dei nostri e risparmia qualche soldo. Verrone più 14 no, ne costa 9, guarda, allora te ne do 8 più Rooney. Oh, che palle. Allora guarda, levo Rooney e te do Chris Hedding più 8 12, mamma mia, non ti do a 12, guarda, a questo punto te ne do 9, che è quello che costa più di setting. E vabbè, questi ci danno pensare, quindi diranno di no. Ciao pure a te, allora. Una domanda su gente un po' giovane, questi ci devono pensare. Allora, intanto se andiamo a prendere Frattesi, va.
Allora, controfferta tranne la rivendita, mi va bene tutto. Oh, che palle! Vabbè, guarda, accetto, basta che mi dai frattesi, su. Frattesi, tratta. Mamma mia, che faticaccia, qui per prendere due giocatori, tocca fatica a 2000 o proprio. Importante. Frattesi, 5 anni con noi, minimo. Perfetto. Siamo d'accordo, niente clausola. Quattro offerte, rimuovi il bonus, quanto vuoi di stipendio? 7,60. Guarda, perfetto. Fai pure di meno. Va bene, 7,6, accettiamo. Sì, va benissimo. Ok, frattesi, ce lo siamo portati a casa. E gli abbiamo dato Rumei, poi. Allora, Lopez costa 19, Francesco ne costa 8, i Vasgan Sgangeraden ne costa 3, più che troppo avevo un... Lopez sarebbe proprio un bel tipo. A questo punto Claudio Maurizio va a far secondo. Sì, a quel punto mettiamo Claudio Maurizio a far secondo. Se levamo di mezzo qualche altra pippata, 19 però costi un po' troppo. Francesco volendo sa gioca pure a destra. Andiamo a prendere di Francesco. Io a sto punto gli appio a Porafigna. Facciamo Porafigna più 5, che dici? Rafinha più 9. Allora famo che te do il 15 di rivendita, ma famo 500 più la rivendita più Rafinha. Non ti do 900, sono un po' troppi, famo 600, date sto da Rafinha, su. È certo che, mamma mia, il negozio al cartellino. Te do 7, non di più, te sto già dando un sacco di soldi, mi sembra pure troppo. Mamma mia, oh, Pippo Panca, ero infame. Ok, tratta. Vorrebbero fare un sistema di trattative come Football Manager, allora sicuramente sto gioco guadagnerebbe parecchio. Importante. Anni di contratto, vuole firmare per 3 e io dico per 4. Certo, niente clausola. Rimuovi il bonus. E se hai ridotto lo stipendio, io lo apprezzo tanto, Diframa. 300 no. 220, guarda. Dici
fra. Allora fammi una cosa, io ti do i 300, ma te prendi 31. Io 300 ti do, ma te prendi 31. Ah, ecco, poi vado 34 a 270. Bravo, vedo che se siamo capiti. Paragnosta, ci stai a provare. Ok, a questo punto direi che se siamo tolti un po' di gentaccia. A questo punto voglio vedere se riesco a togliermi pure Mandzukic dalle scatole. Secondo me ci serve pure un vice porchetta. Allora, vediamo un attimo. Chi ci avevamo come vice porchetta? Tazzeniglio, 25 anni, brasiliano. Se no c'è Paulinho che... Paulinho costa 20 anni, 12 e cosa, Paulinho. 12 e mezzo. Questo costa 5. Questo costa 1,7, ma sarà sicuramente un pippo. 4 e 2. Everton Felipe, 23 anni, contro Paulinho, 20 anni, brasileiro. Io non so se per Paulinho prende Everton Felipe. Questo Everton Felipe non mi sembra male. Oddio, forse no. No, no, io vado a trattare. Che gli devo dare 17 milioni e così, io vado a trattare. Però più poi è pure qualcuno dei nostri. Canti. Io direi che te puoi prendere Mario Mandzukic. Dai, fammi uno scambio a pari con Mandzukic. Sì, vabbè, no. Ciccio, non hai proprio capito niente. Francesco non si tocca. Te prendi Federico Higuain e veramente vuoi di più da soldi. Te do 7-6, dai. 11-8. Se chiudiamo a 9-8, dai, chiudiamo a 9-8. No, 9980, dai che 9980 ci puoi stai. Ah, mo prendi 10,6, eh. Allora, famo una cosa. Famo che me lo dai a 10,330 e chiudiamo. 10,6. Vabbè, dai. 10,6, sì, va bene 10,6. Sono portati a casa pure Paulinho. Ora io mi dolevo dalle scatole Mario Mandzukic. A questo punto posso fare, chi ci posso prendere al posto di Mandzukic? Potrei prendere Bastoni. Potrebbe far comodo. Andiamo un attimo a vedere come stiamo messi con la squadra. Primo è arrivato un po' di gente importante.
Ok, arrivato di Francesco. Arrivato Frattesi. Ferguson, nuovo terzino destro della squadra. E poi c'è Paulinho al posto del Porché. Io direi che abbiamo completato una buona squadra. Del Castillo, quanto c'è Maurizio di velocità? 89. Mi sa che il titolare è Maurizio e Di Francesco è al 10. Ok, io direi che va benissimo. Zaccherini tanto si ritira, questo se ne va, rimane Wilshere e Chris Henning, Menez lo manderemo via, Pelé si ritira. Ok, dai, direi che ci potremo stare. Però adesso quello di troppo sei tu qua a me, quanto pare. Tanto Miura mi sembra che si ritira. Miura si ritira. Pelé si ritira. Un po' di gente si dovrebbe levare dalle scatole. Vediamo un po' chi è che si ritira. Se leva dalle scatole per la prossima stagione. Intanto domanda a sistemare la crescita. De cosa? Allora, Frattesi, tu che crescita puoi farmi? Modo crescita regista. Regista. Paulinho attaccante ombra. Ah, Di Francesco ha raggiunto già il limite. Mazza. Fai l'equilibrata allora. Di Francesco pure è già arrivato. De Maris fa la rinvertita. Ok, andiamo a vedere un attimo chi è che si ritira. Allora. Zaccherini si ritira, Iniesta si ritira, Benat se ne va perché ha già firmato con un'altra squadra, Lisungi fa pure lui, Iura si ritira e il tronista si ritira, perfetto, dai, direi che ci siamo, ok, perfetto. Andiamo a concludere il mercato. Sì, inaccettabile, va bene così. Io 9 milioni e 8 un video. O come cazzo vi pare. Io trovo che ho preso un dubbio, ma... Questi da primavera, che stanno a fare? Ci hai reso conto? Ma perché non me lo dici? Mazzo e Pippe, fra tutte e due. La primavera ce l'avevo, c'è qualcuno che dobbiamo mandare via, poi vedete come stavo messi qui. Franco è arrivato a 63, Garzia a 61. Potrebbero essere promossi. E niente, la squadra ce l'abbiamo. Ciao. Ciao.
E ciao pure a te. Poi, anche tu. Ciao. Ciao. Ciao e ciao. Ok. Perfetto. Trasferimenti. Che c'è un po'. Ok, il giocatore dell'Europa mo m'ha preso. Siamo scesi a 80 da 84. Il campionato potremmo vincere. Qual è qua? Crescita dei giovani. Devo ingaggiare ancora un giovane. Con un potenziale superiore. Allora, vediamo un attimo, torniamo qui, squadra prima. Mi sembra che uno che ci abbia un buon... Oh, abbiamo deciso, dai. Allora, né Franco né Garcia hanno un potenziale superiore. C'è Mansilla. Preso, ma ha dato come perfetto, obiettivo fatto. Perfetto. Allora, andiamo sulla rosa. Garcia la facciamo crescere, facciamo la crescita pure a Garcia. E direi che poi con questo, ragazzi, ci fermiamo qui. Allora, Garcia, piano di crescita. Ruolo può diventare Garcia? Può diventare sinistro. Ma tanto cambierebbe poco. Vamo fa la invertita Garzia. Continua a fallare invertita Garzia. Ok, concludiamo il mercato perché abbiamo speso 29,750, ne avevamo presi 29,750, stiamo sotto 300, abbiamo fatto un gran bel mercato. Io direi che siamo a posto, lo concludiamo. Vabbè, reso conto prima dell'ultimo giorno di trattativa interrotta. Sti cazzi, abbiamo perso Pessina. Non dormirò stanotte. Che succede qui? Ah, aggiornamento mensile, chi hai trovato? Da valutare. Ciao. 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 Da valutare. Ciao. Ok, valuta bene questi due, poi vediamo. Ciao. 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 Ciao a te, Fuentes, da valutare, Fuentes, ciao, Benitez, ciao, valutiamo meglio sto Fuentes, aggiornamento, ciao, Sasaki, ciao, Peruita Magna, ciao, Nagagawa, ciao, Shimizu, ciao, Yamamoto, Yamamoto te le prende solo per noi, ma ciao.
Ok, ce la vediamo con Entella. Sull'Azar Sandir, chi è questo? Vabbè, stai bene là, 65. Ok, io direi che nella partita con l'Entella possiamo fare qualche prova. Facciamo giocare Paulinho. Facciamo giocare Frattesi per Iniesta. Vabbè, Di Francesco, tu giocherai al secondo tempo al posto di Claude Maurice. Basta, direi che va bene così. Direi che va bene così, così proviamo Paulinho e Frattesi. Ok, ragazzi, io direi che per questo episodio ci possiamo fermare qui. Vi ricordo, se non siete iscritti al canale, di iscrivervi e cliccare sulla campanellina per stare sempre aggiornati sui prossimi video. Un like se il video vi è piaciuto, un dislike se il video non vi è piaciuto. Qualunque cosa volete dirmi, potete lasciarmela scritta nei commenti. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del video di presentazione della mod che sto utilizzando per fare questa carriera. Trovate il link per seguirmi su Instagram e il link per iscrivervi sul gruppo Facebook ufficiale del canale. Io vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.